Vedo una cosa. Questa è una riforma che ha tutta una serie di fil rouge, di linee di tendenza, semplificazione, decongestionamento, eccetera. Ma sostanzialmente, se volessi dire un'espressione sintetica, direi che una riforma per la giustizia dei reati di medio-bassa intensità, per i quali si cerca di evitare il carcere e di favorire le uscite dal processo, cioè attraverso strumenti premiali, strumenti condivisi, e questa è sicuramente la linea portante, anche perché l'Europa chiede accelerazione, chiede deflazione processuale, naturalmente fatta con strumenti di garanzia secondo le logiche del nostro diritto. Questa è la linea di tendenza, quindi una giustizia a bassa intensità per reati di medio-bassa gravità, che si cerca di favorire attraverso uscite condivise dal processo penale. Per le condanne inferiori ai 4 Per anni, le tribunali, giusto? esatto, medio-bassa, ho detto, Sì. medio-bassa, fino a 4 anni, che poi è una soglia che già esiste in qualche modo. C'è qualche fuga in avanti per i reati fino a 6 anni, per alcune sospensioni messe da prova, ma specifiche. Restano poi l'ipotesi del patteggiamento, dell'abbreviato, eccetera, quelle restano. Però la linea di tendenza è questa, attraverso le cosiddette pene sostitutive. L'unica cosa che va sottolineata per i cittadini è che la pena pecuniaria, che è una misura sia principale sia sostitutiva, andrà pagata. Non si illudano che vada come prima, che non si paga. Se paga viene eseguita e se non esegui viene convertita. Ecco, ma anche per i reati tipo reati stradali, è previsto il procedimento solo a querela di parte, Questo è un vero? ulteriore elemento di deflazione, cioè si vuole sostanzialmente trasformare alcuni reati perseguibili d'ufficio, c'è un elenco nell'articolo 2 e 3 della riforma, una serie di reati, me ne parlerà sicuramente il professor Rampioni, i quali vengono trasformati da procedibili d'ufficio perseguibili a querela. C'è un termine entro il quale la persona che naturalmente non aveva presentato la querela può presentare querela in modo tale che il reato venga recuperato nella sua E per i procedibilità. processi in corso cambia qualcosa? E il problema è che naturalmente qui il discorso è complesso, come spiegavo prima, e spiego perché. Ci sono varie norme nella riforma, alcune sono processuali e sono di immediata applicazione secondo il principio tempus regitato, alcune sono sostanziali e vale la norma più favorevole. Bisogna vedere situazione per situazione, procedimenti che erano pendenti, azioni penali esercitate, procedimenti incardinati, cioè è un discorso complesso perché non è una riforma semplice. Cioè è chiaro perché giochiamo con due principi, le norme processuali subito operative, le norme sostanziali se più favorevoli retroagiscono, se no a un certo punto si applica per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge, giusto? Questo Sentiamo, credo. Presidente Sentiamo. Ganzi, prego. Di più? No, no, ha Sì, detto vabbè. la conferenza. Ah, non lo so. Abbiamo già fatto, possiamo andare. Perché? Posso fare una domanda? Certo. Tutti, Poche parole, tutti i ma punti chiare. forti o ci sono punti deboli? La mia lettura dell'intero impianto normativo è una lettura di favore, cioè io ritengo che la riforma sia una riforma organica di sistema, basterebbe pensare che copre oltre 90, no, no, è fatta di 99 articoli il decreto attuativo, copre l'intero arco del processo penale, ma anche una riforma, io insomma, sostengo, di stampo liberale. Questo perché va a incidere su uno dei fattori più negativi nella comparazione dei paesi europei, cioè quello della durata del processo. Noi siamo gli ultimi in Europa per ragionevole durata. Gli ultimi, e questo ha destato molta preoccupazione a livello europeo, perché la ragionevole durata non è soltanto un argomento, un tema che tocca la cosiddetta efficienza, tocca le garanzie. Un processo di durata irragionevole è un processo che non dà garanzie all'imputato, alle vittime, alla collettività che vuole conoscere, e crea un ulteriore danno che gli avvocati conoscono bene, che è portare il baricentro del processo dal giudizio, le parti, la prova, il contraddittorio, la sentenza, all'indagine. Oggi l'attenzione di tutti noi, parlo anche di me, è presa già immediatamente dal fatto che si svolge un'indagine nei confronti di una certa persona per un'ipotesi di accusa. Il vaglio di questa ipotesi, che avviene semmai dopo anni, non interessa più a nessuno. Quella persona è già considerata colpevole, già subisce una gogna, ovviamente la stampa ci mette il suo perché fa il suo lavoro, infatti. E quindi intervenire sulla ragionevole durata non significa solo rendere migliore in astratto l'architettura del processo,
ma anche assicurare garanzie più forti per colui che è indagato o imputato in un processo, pretendendo che si arrivi alla sentenza definitiva, quindi all'innocenza proclamata definitivamente in tempi ragionevoli. Su questo l'Europa non intende trattare più, ha fissato dei paletti precisi a cui ha condizionato tra l'altro la corresponsione, lo sapete meglio di me, delle risorse finanziarie al PNRR. Quindi l'Italia è obbligata a seguire questa strada. Certo, ci sono anche delle ombre, alcune criticità, ma col tempo si possono sistemare. Il legislatore ha previsto 2 anni per i decreti correttivi, ha previsto un monitoraggio triennale, insomma c'è spazio. Quello che non mi piace è la malcelata diffidenza o ostilità pregiudiziale di tipo ideologico, che sarebbe un grave errore nei confronti di una riforma che ha una sua organicità. Ecco, ma a proposito dei tempi ragionevoli, l'Associazione Magistrati si augura una proroga, cioè che entri in vigore più tardi ci sarà sicuramente la riforma cartabia. Credo una proroga, ma sarà una proroga breve. Beh, intanto ci sono tanti termini transitori, diciamo, dettati da disposizioni transitorie. Molte disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio del 2023. Quindi è ipotizzabile che se negli altri settori ci fosse una proroga sarà probabilmente fino al 31 dicembre del 22, quindi una proroga di qualche mese. Sì. Poi l'Associazione Magistrati si è accorta che ci sono problemi di risorse e problemi di mezzi. Noi lo andiamo dicendo da non so quanti anni che ci sono problemi di risorse e di mezzi, e ci sono situazioni di arretrati e pendenze in certe corti di queste paese che sono a mio avviso insuperabili, irreversibili, non si possono più fare amnistie, quindi io non lo so di questi armadi pieni di processi in certe corti che cosa si farà. Certo non agevolano il funzionamento del nuovo, anche se il nuovo è destinato a produrre i propri effetti, diciamo, fra un po' di tempo, ecco, insomma. Quindi la data del 2 novembre? La data del 2 novembre... dell'entrata in vigore c'è? Come 2 novembre? Il 2 novembre è il primo giorno utile, no? Ah, giorno utile, sì. Il primo è festa, quindi. Beh, quello entra in vigore. Ma anche non ci sia un decreto legge. Deve esserci un decreto legge in questi giorni. Di Nordio. Del nuovo ministro. Del governo. Deve esserci questo. Ma non è scontato, insomma. Può esserci, ma potrebbe anche non esserci. No, poi un decreto legge, esatto. Uno può fare il decreto legge stabilendo una proroga del termine, ma poi va in Parlamento. Comunque passa dal Parlamento e non si sa. Può succedere di tutto, che ci siano delle integrazioni, delle aggiunte. Noi non lo sappiamo, però sicuramente è possibile. Non è legge, quindi? Come? Il decreto legge deve essere un atto del governo, quindi deve essere convertito in legge entro 60 giorni e diventa atto del Parlamento. Deve essere una legge di conversione. Il Parlamento ha il potere di inserirsi. E interviene il Parlamento, capisce? Sì. Interviene il Parlamento, a quel punto non è che il Parlamento è obbligato a dire mi chiedete solo la proroga, si può allargare il discorso, no? Possono esserci anche modifiche, che ne sappiamo? Noi non lo sappiamo, francamente è un'ipotesi teorica, ma è un'ipotesi. Presidente Morcella, una battuta su Terni, com'è la durata dei processi a Terni? Ma abbastanza contenuta, diciamo, rispetto a quel che accade nella vicina Roma, per esempio, siamo in tempi quasi fisiologici. Comunque oggi è una bella giornata per gli operatori della giustizia, non solo ternani ma umbri, e anche del Tuscia, diciamo, perché c'è stata una grossa affluenza anche da Viterbo, grossissima, e questo dimostra che se per la formazione si creano eventi di qualità, le adesioni ci sono, e non sono solo adesioni che rimangono circoscritte all'ambiente che organizza l'evento. Grazie.